Questo palazzo nel centro di Palermo è stata la sede del giornale L'Ora. Oggi ospita un ufficio delle agenzie delle entrate. È in questo edificio, tra via Mariano Stabile e piazzetta Napoli, che ha preso forma una storia di grande giornalismo, rendendo per anni questo luogo il cuore pulsante della città. L'Ora è stato il primo giornale a parlare di mafia. Ha formato generazioni di giornalisti. Ha ospitato le riflessioni di scrittori e intellettuali, diventando la culla culturale di Palermo per tutto il Novecento. Il grido tipico degli stridoni era «L'ora quanti ne muriero», cioè «L'ora quanti ne morirono». Tu sapevi che lui voleva questo. C'era la cronaca nera ed era già o il sangue o la gente che piange. Che questo mestiere potesse anche essere pericoloso, noi lo abbiamo intuito definitivamente quando è scomparso Mauro De Mauro. Mi ricordo quando il giornale uscì con il titolo La morte ha fatto 100. Sicilia, primi anni del Novecento. La famiglia Florio, storico casato industriale dell'isola, fonda un quotidiano con sede nel capoluogo. Sono gli anni della Belle Époque. Palermo è una città in fermento. Il primo numero dell'Ora, con il sottotitolo Corriere Politico Quotidiano di Sicilia, esce il 22 aprile 1900. L'Ora aveva nel suo DNA l'anima di un giornale di battaglia, era nato come un giornale di battaglia perché i Florio lo avevano fondato anche per imporsi in un contesto nazionale in cui il loro essere grandi imprenditori in Sicilia ovviamente li metteva in contrapposizione con gli interessi della grande imprenditoria del nord. Il primo direttore si chiama Vincenzo Morello, detto Rastignac. È un calabrese graffiante e arguto che dirigerà il giornale per 2 anni. Nel suo primo editoriale scrive di voler chiamare a collaborare i lettori per fare opera di equità e giustizia per mezza Italia. Negli anni successivi il giornale sarà diretto anche da Edoardo Scarfoglio, fondatore del Mattino di Napoli, e sulle pagine scriveranno Luigi Pirandello, Matilde Serao e Giovanni Verga. Quando il fascismo prende piede in Italia, il giornale si trasforma e inizialmente prova a resistere al regime. Anche L'Ora pubblica il 27 dicembre 1924 il cosiddetto Memoriale Rossi, il documento con cui l'ex capo dell'ufficio stampa di Mussolini accusava il duce di essere il mandante del delitto Matteotti. È l'ultimo sussulto del giornale prima di aggiungere al suo nome la dicitura di quotidiano fascista del Mediterraneo. La Sicilia! È fascista fino al midollo! Durante il ventennio, L'Ora vive una stagione inquieta. Dopo un periodo di neutralismo, si avvicina al regime e viene assorbito dalla società editrice del Giornale d'Italia. Il 27 agosto 1943 esce l'ultimo numero del giornale in veste fascista, prima che le pubblicazioni siano sospese. Dopo l'8 settembre, molti redattori imposti dal regime ripiegano a Roma, dove il quotidiano porterà avanti le pubblicazioni per qualche mese. Nel 1945 il giornale torna in edicola con un altro editore. Pochi mesi dopo, il 2 giugno 1946, L'Ora decide di schierarsi con la Repubblica. La guerra appena passata ha lasciato distruzione e povertà in tutta la Sicilia. E lo sbarco alleato del 1943 ha messo l'isola sotto la protezione degli americani, che hanno imposto molti sindaci dei centri attorno a Palermo. Alcuni di questi, come Calogero Vizzini, sono mafiosi. Le zone di influenza della Sicilia
erano separate né più né meno come il resto del mondo. C'era una specie di Yalta mafiosa per cui Don Calò comandava nella parte occidentale e in quella orientale c'era, non so, Gianco Russo e altri. Questo tipo di equilibrio era stato stabilito da Lucky Luciano, che era venuto apposta dall'America a creare, diciamo, le condizioni che avrebbero consentito lo sbarco degli americani. È una Sicilia rurale e agricola, condizionata dalle lotte contadine. In questi conflitti c'è anche la mano della mafia. Nel 1947, l'anno della strage di Portella della Ginestra, arriva al giornale la prima vera e propria intimidazione. È del bandito Salvatore Giuliano, che minaccia magnifiche azioni contro il giornale e i giornalisti. Il direttore Pierluigi Ingrassia pubblica la lettera e risponde all'avvertimento. Noi non abbiamo paura di rimetterci la pelle. La pelle è un tessuto, caro Giuliano, che ha un valore se sotto ci sono tanti organi, tra i quali il cervello, il cuore e quindi un'idea, è una passione. Se per paura dovessimo rinunziare all'idea, a che ci servirebbe la pelle? Sarebbe meglio portartela a Montelepre per evitarti il disturbo di venirla a prendere a Palermo. Cerca anche tu di avere un'idea, la tua, e non quella degli altri. Nel 1949 scrive sull'ora anche il giovanissimo Andrea Camilleri, che pubblica sul giornale quattro racconti brevi. Io stavo a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, in Sicilia, e spedivo queste mie poesie come messaggi in bottiglia alle varie riviste culturali italiane e quelle me le pubblicavano. Misteriosamente me le pubblicavano. Poi, verso il 1948, così, cominciai a fare i miei primi tentativi di scrivere in prosa, naturalmente, però mi sentivo in un certo senso il respiro corto, cioè non mi sentivo di affrontare né un racconto lungo né meno che mai un romanzo, quindi potevo scrivere, diciamo, dei brevi racconti da terza pagina del giornale. L'unico quotidiano che avesse una terza pagina degna di questo nome era proprio il quotidiano L'Ora di Palermo. La porta si chiuse dietro a Silvio con uno scatto secco e netto. Solo allora egli capì di essere di nuovo tornato libero e la consapevolezza improvvisa di ciò gli diede una felicità violenta ed insostenibile. Libero! Un giorno feci una scelta fra quei tre o quattro racconti che avevo già scritto e li mandai alla redazione a Palermo del quotidiano. Non mi risposero neppure, ma con mia grande sorpresa, due giorni dopo, vidi il mio racconto pubblicato. E così fu per quattro racconti. Queste sono le primissime timide, prime esperienze di me scrittore. I racconti di Camilleri parlano di soldati che tornano a casa, di uomini che escono di prigione, di barche e pescatori. I grandi rientri erano dei nostri soldati, erano già avvenuti, però molti ancora non erano tornati. Quindi il tema del ritorno, del ritorno a casa, il ritorno in patria, era vissuto, era qualcosa che era nell'aria in quel periodo. Nel dopoguerra L'Ora si riorganizza. Alla direzione non c'è più Ingrassia e i mezzi per fare un giornale sono molto ristretti. La tiratura è di poche migliaia di copie. L'eco del quotidiano non varca la Sicilia. Al timone arriva Amerigo Terenzi, un imprenditore legato al Partito Comunista e già editore di Paese Sera a Roma. È lui a nominare nel 1954 un nuovo direttore, calabrese come Morello, il primo. Un giornalista appassionato e visionario che si chiama Vittorio Misticò. Misticò era considerato da noi giovani una sorta di mostro sacro del giornalismo, uno che aveva innovato
tutti i codici di quegli anni. Vittorio Nisticò ha una precisa idea di giornalismo. È sotto la sua direzione che L'Ora cambia radicalmente e diventa un giornale di battaglia, vicino al PCI, pur senza essere un organo di partito. In questa foto del 1959, il segretario Togliatti visita la tipografia del giornale. Era un giornale schierato, che faceva riferimento all'area della sinistra democratica, ma marcava questa sua indipendenza anche rispetto ai centri di direzione politica di quegli anni. È da qui in avanti che il giornale diventa un punto di riferimento per chi sogna di fare il giornalista e si batte per la legalità. Quella dell'Ora è una storia di impegno e passione che vogliamo rivivere attraverso le voci di quattro giovani ragazzi. Mi chiamo Viviana, vengo da un piccolo paesino dell'entroterra siciliano e sin da piccola mi sono occupata di mafia, antimafia e varie iniziative in questo senso. Io sono Sebastiano, ho 22 anni, studio giurisprudenza e faccio giornalismo dall'adolescenza. Vengo da un paese martoriato dalla mafia e per questo credo che l'impegno sia la cosa più importante per fare nuove tutte le cose. Mi chiamo Giovanni, ho 22 anni e mi sto laureando in scienze della comunicazione. Sono convinto che il giornalismo d'inchiesta, così come la scrittura in generale, siano un motore importante per coinvolgere i giovani all'interno sia della vita sociale che pubblica. Mi chiamo Sepora, sono nata a Palermo, sono cresciuta e vivo tuttora a Corleone. Per quelli come me che sono nati nel 1992, lottare contro la mafia è un istinto, come se incarnassimo vivamente la speranza di quest'isola e di questa città. Via Lazio non è soltanto una strada palermitana, un'arteria pretenziosa e pacchiana nel suo goffo tentativo di imitare un viale Leggi dei Parioli. L'inchiesta che cominciamo a pubblicare oggi, mentre ancora viva l'emozione destata da delitti passionali. L'Ora ha ritenuto non solo giusto, ma doveroso dire chiaramente queste cose. Ma ecco emergere nel dopoguerra una giovane mafia guidata da un uomo deciso, che viene ben presto a scontrarsi con la cosca tradizionale. L'impronta di Nisticò si avverte subito. Alla fine degli anni 50, il giornale è un ritrovo di firme prestigiose. Mario Farinella, Felice Chilanti, Vittorio Lobianco, Enzo Perrone, Marcello Cimino e Castrenze Dadò, pseudonimo dell'avvocato Nino Sorgi. Sotto la guida di Nisticò, L'Ora diventa un punto di riferimento culturale anche per i registi come Francesco Rosi, che vogliono raccontare quel che succede nell'isola. Ed è dall'intuito e dalla caparbietà del direttore che nasce un'inchiesta puntata e destinata a cambiare il giornalismo siciliano. Per la prima volta un giornale si occupa di mafia, in modo organico, senza censure e ritrosie. Per la prima volta vengono fatti i nomi. Siamo nel 1958. Noi siamo stati i primi a pubblicare la parola mafia scritta così nei titoli di prima pagina. Erano gli anni 50. In cui il cardinale Ruffini, arcivescovo di Palermo, diceva che la mafia non esiste, è una cosa letteraria del secolo scorso. L'Ora parla degli affari della mafia, titola Da pane e morte, e pubblica una mappa della Sicilia in cui viene spiegata la presenza dei clan. Siamo in un'epoca in cui si sta compiendo il salto di qualità da onorata società a organizzazione criminale. Ma di mafia si sa ancora poco, pochissimo. Quell'inchiesta lì è una grande inchiesta che parte, diciamo, da una serie di rapporti di polizia che non erano stati tenuti in nessuna considerazione. L'inchiesta riempie le pagine per giorni e giorni e per la prima volta un quotidiano manda i suoi inviati a Corleone, il feudo del boss Michele Navarra. Gli uomini di Nisticò inventano un nuovo modo di fare giornalismo. La mafia palermitana era una mafia che amava il silenzio, amava operare sotto traccia, pensava agli affari e non amava esporsi più di tanto. Una delle pagine più celebri dell'inchiesta è il ritratto che l'inviato Felice Chilanti fa di Luciano Liggio, il picciotto di Corleone che nel 1958 uccide il vecchio capomafia Navarra e diventa il nuovo padrino di Cosa Nostra. L'Ora titolerà a tutta pagina Pericoloso. Ma ecco emergere nel dopoguerra una giovane mafia guidata da un uomo deciso che viene ben presto a scontrarsi con la cosca tradizionale,
cerchiamo di seguire la sanguinosa carriera di Luciano Liggio, capo riconosciuto della giovane mafia di Corleone. Cerchiamo cioè di conoscere questo giovane malfattore, oggi latitante, campione dell'ultima fase della storia della mafia. 33 anni di età, ricco, temuto e temibile, uomo da grande albergo e locale notturno con la pistola sotto la giacca americana, è capace allo stesso tempo di cavalcare su per i monti con la doppietta mozza sotto l'impermeabile. Un misto di vecchio mafioso del feudo e di moderno gangster americano. Quando Nistico decide di pubblicare l'inchiesta mettendo la foto di Liggio in prima pagina, indicandolo col titolo pericoloso, è chiaro che rompe una consuetudine e a questa rottura corrisponde una reazione violenta di Cosa Nostra. La notte del 19 ottobre 1958 scoppia una bomba nella tipografia del giornale. La mafia ci minaccia, l'inchiesta continua, titola il giornale il giorno dopo. E Nisticò scrive parole dure nei confronti delle istituzioni. La nostra pelle, si intitola quell'editoriale, che richiama la pelle di cui parlò il vecchio direttore in Grassia. La polizia, i carabinieri, ma soprattutto la magistratura, aveva un ritardo culturale colpevolissimo nei confronti di questo fenomeno. È come se non esistesse, era un fenomeno di cui si parlava e ne parlavano solo appunto quei matti dell'ora. Per il resto, all'inaugurazione degli anni giudiziari, il procuratore generale si guardava bene dal pronunciare la parola mafia. Così invece il cronista Etrio Fidora ricorderà l'attentato in un reportage 5 anni dopo. Il 19 ottobre 1958 era domenica. E la domenica mattina la gente dorme sempre un'oretta in più. Quel giorno invece, gli abitanti della zona più centrale di Palermo ebbero una sveglia anticipata e di soprassalto. Non era la suoneria del loro orologio, ma un boato fortissimo, subito accompagnato da uno scrosciare per un bastonraggio di centinaia di finestre infrante. Erano esattamente le 4:52 e l'alba cominciava appena a schiarire le strade deserte. Nel punto dove era avvenuta la deflagrazione, sotto il portico nord di Piazza Ungheria, lungo via Stabile, volute di fumo acre si dissolvevano sopra un buco nero apertosi nel cemento armato. I primi che corsero ad affacciarvisi poco più tardi poterono distinguere attraverso di esso la rotativa del nostro giornale ricoperta di calcinacci. In quegli anni i riflettori sono puntati sulla Sicilia anche per un altro motivo: l'elezione a presidente della regione di Silvio Milazzo, che guida il primo esperimento di governo autonomista dell'isola. Milazzo era un democristiano eretico, ma pur sempre democristiano, che aveva capito quello che i colleghi, gli amici del suo partito avrebbero capito molto tempo dopo, cioè che la DC non aveva niente da guadagnare a coprire una mafia così forte e così ramificata e radicata sul territorio. L'ora coglie l'ideale autonomista e antimafioso del progetto e si batte per quella che sarà chiamata Operazione Milazzo. Nisticò sul fronte giornalistico ed Emanuele Macaluso su quello politico furono i due grandi protagonisti di questa esperienza. Fu un giornale che anzi interpretò in certi momenti autonomamente e anche intelligentemente, in maniera anche diversa dal PC, dal PSI, dalla sinistra, una battaglia autonomista ed ebbe un ruolo straordinario. Colpo di scena all'Assemblea regionale siciliana. Si vota ancora una volta per l'elezione del presidente e dalle urne viene fuori il nome dell'onorevole Milazzo. Socialisti, comunisti e missini hanno fatto blocco sul fondatore del Partito Cristiano Sociale. Il neo eletto ringrazia l'Assemblea. È una specie di governo di larghe intese senza la DC, cioè di tutte le intese possibili con la DC che va all'opposizione, con l'idea di adoperare questa autonomia per combattere il fenomeno mafioso, cioè e ristabilire dei criteri di normale funzionamento della democrazia. La destra aveva fatto un accordo con la Democrazia Cristiana, avevano firmato un accordo chiamato il patto anticomunista e invece Milazzo fa un governo con i cristiano sociali appoggiato dall'esterno dai comunisti e dai socialisti. L'esperimento fallisce solo 2 anni dopo. Uno degli assessori di Milazzo accetta una carica dalla DC, mentre altri due vengono coinvolti in una storia di corruzione. La Democrazia Cristiana torna al governo da sola.
nella battaglia che fecero all'interno della Democrazia Cristiana, Dima diventò sindaco di Palermo, Ciancimino assessore ai lavori pubblici, Gioia segretario provinciale del partito. Quella triade cambiò il volto di Palermo, nel senso che lo devastò con un'attività edilizia che devastò financo Via della Libertà, dove tutti i villini di grandi architetti sono diventati palazzoni. C'è stato quindi un saccheggio proprio di Palermo. Ma la scossa è compiuta e Lora ha acquisito un'identità precisa. Nisticotti è nelle redini, ma resta dietro le quinte. In prima linea ci sono i suoi giornalisti, come dimostra la prima tribuna elettorale della storia della TV il 6 novembre 1960, in cui il giornalista Gino Pallotta pungola Scelba, allora ministro degli interni, sui rapporti tra mafia e DC. Onorevole Scelba, il governo come intende garantire la libertà di voto in Sicilia, dove si assiste in questi giorni ad un'impressionante ripresa della delinquenza mafiosa, con violenze contro le persone e i beni dei candidati di sinistra? Ripresa che avviene in concomitanza con la presentazione quale candidato di Genco Russo, dell'uomo cioè che la pubblicistica italiana indica come il capo della mafia. Cosa intende fare il governo per garantire la libertà di voto alle popolazioni siciliane contro le intimidazioni dei gruppi mafiosi? Vorrei dire anzitutto che sbaglia l'interrogante parlando della Sicilia tutta intera, perché grazie a Dio la Sicilia tutta intera non può essere considerata nelle condizioni in cui l'ha trattato l'interrogante. Il 1960 è anche l'anno dei tumulti contro il governo Tambroni. Lora documenta gli scontri pubblicando i dettagli delle violenze delle forze dell'ordine contro i manifestanti disarmati. Per la prima volta un giornale sarà chiamato in un'aula giudiziaria a rispondere di vilipendio del governo e delle forze di polizia. Sarà la prima denuncia di una lunga serie. Ma soprattutto nel 1960 viene ucciso Cosimo Cristina, giovane corrispondente da Termini Merese, protagonista di una vicenda rimasta per anni nell'ombra. Cosimo Cristina non era neppure giornalista professionista, era un pubblicista che era appassionato di questo mestiere e svolgeva la funzione di corrispondente. Lui fu trovato morto sulle rotaie della ferrovia fra Bagheria e Termini Merese. Con una tecnica che poi nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere, contrabbandando quella morte per un suicidio. Evidentemente deve aver toccato interessi molto importanti e molto consolidati nel territorio, se è vero che allora, ed è vero, per uccidere chiunque, per eseguire qualsiasi tipo di omicidio, c'era bisogno dell'espressa autorizzazione di Cosa Nostra. Luciano Ligio nel frattempo si è preso il vertice di Cosa Nostra e i padrini siciliani hanno riprodotto la struttura verticistica della mafia italoamericana importando le regole e l'organizzazione dai cugini d'oltreoceano. La sfida di Cosa Nostra allo Stato culmina nella strage di Ciaculli il 30 giugno 1963, quando perdono la vita 7 militari. Sull'onda delle emergenze e delle polemiche, lo Stato reagisce rendendo operativa la prima commissione parlamentare antimafia, varata un anno prima, ma fino a quel momento inattiva. La mafia continua a delinquere in Sicilia. La prima commissione antimafia nasce sull'onda dell'attentato a Lora, perché l'attentato a Lora diventa un fatto nazionale, cioè è in qualche modo la conferma che i giornalisti di Lora non erano visionari, ma avevano capito esattamente cosa stava succedendo. Un anno dopo, il giornale consuma la vendetta nei confronti del vecchio nemico Ligio. Quando il 16 maggio 1964 il padrino viene arrestato, gli scatti del giornale immortalano la cattura. Ma noi siamo andati là. Poteva succedere un conflitto a fuoco. Io ero a distanza, io sono da 10 mesi. Cioè, alla fine quello poteva uscire di là e sparare e io potevo essere vittima della mafia. Però il dia dovevo fare le fotografie. Cioè, non è che pensavo che io a casa avevo una moglie, due figli. E alla fine mi seppellivano e la cosa finiva lì. È in questo periodo che Lora comincia a dare il meglio di sé.
gli anni ruggenti in cui si consacra la palestra di giornalismo di Vittorio Nisticò. Un laboratorio dei fatti che farà scuola, non soltanto in Sicilia. Io sono entrato nella sede del giornale allora che avevo avuto 5-6 anni e ne ho un ricordo, è uno dei pochi ricordi che ho della mia infanzia, perché era la sensazione di trovarsi in un film, appunto. Mi ricordo che la rotativa veniva avviata dal proto a colpi di mazza. Era ovviamente una tipografia a piombo, dove le pareti erano circondate da linotypes, dove c'erano questi tipografi con questa carnagione color verde oliva, con i bicchieroni del latte poggiati sui tavoli di impaginazione. Insomma, era il giornalismo di altri tempi. Nisticò chiama i redattori del giornale i miei ragazzi e con loro si crea un rapporto da maestro ad allievo. Il suo ufficio era considerato da tutti noi un santuario inviolabile. Se venivi chiamato dal direttore entrava subito in agitazione, come se dovesse sostenere un esame difficilissimo. Si imparava questo mestiere con tutte le regole normali, quello di fare le levatacce, di stare a tampinare la realtà pedinandola e quindi con un grande spreco di suole, di sigarette, di caffè. Se è vero che il condottiero fa sempre la differenza, l'allenatore fa la differenza, nel caso Nisticò è ancora più vero, perché tutto quello che hanno imparato i giornalisti dell'ora in quel momento lo devono a Vittorio Nisticò. Nel ventennio di direzione di Nisticò, nella redazione dell'ora convivono tre generazioni di giornalisti che crescono e si formano. Questo scatto del 1961 fotografa la redazione quasi al completo. Ogni anno arrivano a Piazzetta Napoli decine di giovani praticanti, soprannominati biondini, alcuni dei quali destinati ad una brillante carriera. Nisticò tutte le mattine faceva la stessa raccomandazione: se ci riesci, tira in porta. Le nostre fonti vere erano i cittadini, erano le sezioni del partito, erano i sindacati. Se c'era un morto sul lavoro, tu lo sapevi dal sindacato, non lo sapevi certo dalla polizia che interveniva. Anzi, polizia e carabinieri in quel periodo tendevano a nascondere, ma anche l'evidenza. Quindi l'unico modo per verificare era quello di muoversi e andare. Quello che ci ha insegnato l'ora è di non fidarci delle versioni ufficiali. Col tempo l'ora diventa un punto di riferimento per la città, radicandosi nel territorio a dispetto del numero di copie vendute. Veniva riconosciuto al giornale questo modo, anche questa capacità di dare una lettura autonoma dei fatti, e per questo veniva cercato. Noi gli dicevamo le cose che gli altri non dicevano, e questo creava un rapporto con i cittadini. Noi vendevamo 25.000 copie in un momento in cui il giornale di Sicilia, che era una portaerei confronto a noi, ne vendeva 40.000. E poi un giornale del pomeriggio, cioè un giornale che aveva uno spazio di vendita limitatissimo, perché noi uscivamo all'1:30 e alle 4:30, alle 5 massimo, quando arrivava il buio avevi già finito di vendere perché non c'era più nessuno per le strade. Il grido tipico degli stildoni era l'ora quanti ne muriero, cioè l'ora quanti ne morirono, insomma, cioè mettere subito in prima pagina i morti assassinati in una città in cui ce n'erano da 200 a 300 l'anno fu una scelta importantissima, una scelta assolutamente controcorrente. Il perno del lavoro dell'ora è la cronaca nera, ma l'interesse del giornale si allarga al racconto delle tante anime della città, con sperimentazioni e innovazioni che vengono dalla fantasia del direttore. A cominciare dall'uso delle fotografie. Era uno spettacolo vederlo lavorare, perché era un artigiano del giornale. Lui disegnava il menabò, non c'era il grafico che gli portava la pagina già fatta. La grande foto in prima pagina fu un'innovazione che portarono i giornali del pomeriggio. Tra i fotografi che lavorano per l'ora ci sono i più importanti reporter di Palermo, come Letizia Battaglia, Franco Zecchin, Nicola Scafidi e Gigi Petix.
E come avevo di sport. Così ne parlai con Stico e chiese, direttore, ma io sarei interessato a fotografare delle cose più, una certa importanza. Dice, ma tu che pantaloncini conti dove vai? Dice, tu allunghi, ti allunghi i pantaloni. Dice, e così ti posso fare dei servizi. Tu sapevi che lui voleva questo. C'era la cronaca nera ed era già o il sangue o la gente che piange. Per anni Petix ha girato per i vicoli e le strade di Palermo, fotografando i volti della città e documentando da vicino i delitti di mafia e le vicende giudiziarie. Quando presero Buscetta e ci presero il processo a Catanzaro, io ci andai a fare le fotografie. E lui mi chiamò. Dice, ma tu dove? Ci sei di Palermo. Dice, ma per avere queste fotografie, se non che io sono ammanettato, che le devo mandare in America, a mia moglie. Non ci sono problemi, se tanto tu non devi venire al processo poi a Palermo, ci te le porto. L'obiettivo di Nisticò è fare un giornale locale, ma non provinciale. Sulle pagine dell'Ora si parla della Sicilia, ma si guarda l'Italia intera e perfino all'estero. Grazie a una reporter di grande talento come Chris Mancuso, che aveva cominciato con gli spettacoli. È sua una delle ultime interviste a Luigi Tenco, il giorno prima della sua morte. L'anno dopo passerà agli esteri, dopo aver aperto un articolo da Sanremo scrivendo che si rifiutava di parlare del festival mentre la Sicilia era devastata dal terremoto. Il dramma del Belice del 1968, infatti, è un evento di cui il giornale si occupa in modo molto approfondito, inviando giornalisti come Mario Farinella e Giuliana Saladino per anni al giornale col marito Marcello Cimino. Marcello e Giuliana, se non fossero nati e vissuti professionalmente a Palermo, sarebbero sicuramente diventati giornalisti come Camilla Cederna, come Panza. Un'altra storica firma del giornale è Salvo Licata, cantore delle periferie e uomo di teatro, che di giorno va alla ricerca della faccia nascosta di Palermo e di sera si esibisce nei club, accompagnato dalla sua chitarra e dall'amico e collega Mario Genco. Salvo Licata fu quello che mi portò al giornale. Salvo era un personaggio stupendo, era un grande giornalista, ma secondo me era un grande poeta. Lui usava il giornalismo scrivendo in sostanza dei racconti letterari ed era in polemica con la vecchia guardia, perché Salvo usava una lingua popolare, usava spesso il dialetto, si appassionava ai racconti della piccola gente. Di sete, di freddo, di caldo, di fango, d'assedio, accerchiate dai quasi grattacieli, soffocate dai rifiuti residenziali. Così stanno morendo le borgate palermitane. Maledette, servili, usuraie, omertose borgate, votate all'adorazione di avvocati e assessori comunali, rimbambite da ininterrotte trasmissioni televisive, incanalite nella guardia della nuova Fiat appiccicata alla persiana, senza più marciapiedi né fontane. Tutte farfugliante una parlata scimmiesca da Lando Buzzanca, che non è né pesce né carne, né gergo né lingua. Salvo apparteneva, diciamo, a una generazione di comunisti militanti che pensavano che il loro compito fosse organizzare la rivoluzione. Lì si trattava di scegliere, di prendere una posizione. O stavi con Lima e Ciancimino, o stavi con i contadini e gli operai, e i sindacati e i socialcomunisti. A noi giovani, insomma, piaceva di più quella parte, e da quella parte ci siamo schierati. Ma se i giovani biondini si schierano, è anche perché il giornale sente sempre forte l'appoggio del Partito Comunista. In queste foto vediamo Enrico Berlinguer in visita in redazione nel 1971. L'Ora intercetta il meglio della società civile palermitana, diventando una tappa obbligata anche per i personaggi della musica e del cinema di passaggio a Palermo. L'album di fotografie delle visite al giornale è un viaggio attraverso i volti più celebri degli anni 60 e 70. Il terzo pilastro dell'idea di giornalismo di Nisticò, insieme all'inchiesta e all'impegno politico, è la cultura. La redazione dell'Ora e la sua stanza, in particolare, sono per anni un luogo di ritrovo di grandi intellettuali. Tra questi, Pierpaolo Pasolini, in visita dal direttore nel 1962. Le pagine di quel giornale si aprivano all'apporto di una cultura moderna, impegnata, civile, che aveva un ruolo e rappresentava una voce importante anche nel panorama
politico di quegli anni. Tra i principali esponenti del laboratorio di idee dell'ora ci sono personaggi come Danilo Dolci, Renato Guttuso, Vincenzo Consolo e Leonardo Sciascia. Io credo che Sciascia fosse legato al giornale non solo per l'evidenza che il giornale gli dava, ma anche perché il rapporto di Sciascia con la realtà era diverso da quello dei giornalisti. Un uomo che per intenderci poteva scrivere sulla stampa e ci scriveva, poteva scrivere sul Corriere e ci scriveva, però non rinunciava a scrivere sull'Ora. Vincenzo Consolo non era soltanto l'intellettuale che produceva pezzi di cultura, era anche un grande giornalista che pubblicava ampi reportage molto colti e molto profondi. È anche così che si riempie un vuoto artistico e culturale per la città di Palermo, alimentando la passione di una redazione che non dorme mai. Era una di quelle redazioni che abbiamo visto nei film tipo Prima Pagina, con le macchine da scrivere rovesciate sul tavolo, il rumore infernale di questo ticchiettio di macchine da scrivere. Tutto, insomma, era fatto sul filo di un nervosismo molto creativo che, nell'approssimarsi dell'orario della chiusura, diventava vera e propria nevrosi. Ma alla fine degli anni 60 anche Cosa Nostra è in fermento. A Catanzaro e Bari si celebrano i primi processi e a Palermo è l'ora di un cambio generazionale, di quelli che avvengono nel sangue. Il 10 dicembre 1969 si consuma l'eccidio di Viale Lazio, la prima azione stragista dei corleonesi di Riina e Provenzano, che uccidono 5 uomini, tra cui il boss Michele Cavataio. C'è una logica paurosa nella strage di ieri, nel fatto che sia accaduta proprio lì, in Viale Lazio. L'inviato dell'ora sul luogo della strage è Mauro De Mauro, il cronista di punta del giornale. Un uomo dal passato tormentato e burrascoso che dopo l'armistizio del 43 aderì alla decima massa del principe Junio Valerio Borghese. De Mauro, quando entrò da noi alla fine degli anni 50, si era lasciato già indubbiamente dietro le spalle un po' le esperienze fasciste. Noi volevamo giornalisti bravi, senza guardare in faccia a nessuno. Io ricordo che Mauro una sera a cena a casa mia si mise a piangere di gratitudine. Mi avete preso come se fossi uno dei vostri. Per quanto riguarda le sue esperienze di Salò, lui ne parlava poco. Comunque io ricordo benissimo che il suo stato d'animo era un po' di frustrazione, cioè tra il senso della colpa e nello stesso tempo un po' la coscienza di appartenere a una generazione che era stata ingannata. È negli anni 50 che Mauro De Mauro si consacra cronista di razza, quando arriva all'ora, scrivendo articoli e corrispondenze, in particolare sul mondo del malaffare e della mafia. Era bravo. Era molto bravo, era un grande narratore, un grande scrittore e aveva pure delle notizie di prima mano che lasciavano trasparire che lui potesse avere delle buone fonti. Era uno che riusciva a dettare a braccio i suoi pezzi completi di punteggiatura molto corretta e poi aveva un orizzonte professionale molto largo e probabilmente dentro questo orizzonte professionale si può collocare anche la matrice e la causa della sua scomparsa. Quella di De Mauro è una storia misteriosa e complessa. Il giornalista fu rapito la notte del 16 settembre 1970 a Palermo. Da allora non si è più saputo nulla di lui. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, l'ora titola "Aiutateci". Abbiamo avuto immediatamente la percezione che non si trattasse di un normale fatto di cronaca, anche di cronaca nera cruenta, ma che fosse un vero groviglio, un vero mistero. La prima ipotesi sulla scomparsa di De Mauro è legata al tentativo di colpo di Stato organizzato dal principe Borghese nel 1970 e poi fallito, su cui il giornalista avrebbe avuto informazioni riservate dai suoi ex camerati. La seconda riguarda il caso Mattei, la morte del presidente dell'ENI in un misterioso incidente aereo nel 1962. Questa pista è suffragata dal fatto che lui nell'ultimo periodo si occupò di ricostruire l'ultima giornata in Sicilia di Enrico Mattei, che
Questa ricostruzione gli era stata commissionata dal regista Francesco Rosi, che stava preparando un film su Enrico Mattei. In entrambi i casi la mafia avrebbe agito su commissione, per conto di altre misteriose entità. Negli ultimi giorni il giornalista aveva confidato ai colleghi di avere in mano notizie che avrebbero fatto tremare l'Italia e che gli sarebbero valse una laurea in giornalismo. Una terza pista riguardava una inchiesta che De Mauro si apprestava a fare sulle esattorie dei cugini Salvo e su uno scoop che, secondo un rapporto dell'allora vicequestore Boris Giuliano, su una evasione fiscale mostruosa, allora si parlava di 70 miliardi degli anni 70, che sarebbe stata una sorta di prima Tangentopoli. La storia di Mauro De Mauro è stata annebbiata anche da un intreccio di depistaggi organizzati che hanno allontanato la verità e la ricerca della verità. Quando è scomparso, venne allora Enzo Biagi per il TG1 a intervistarmi, perché io ero il suo redattore capo allora, e ma la magistratura con me non si è mai fatta io. Come avete saputo della scomparsa di De Mauro? L'abbiamo saputo qua in redazione l'indomani. Cioè, Mauro se n'era andato la sera prima, come al solito, portandosi le cose che voleva vedersi a casa. L'indomani mattina, al suo solito orario di lavoro, non c'era. Ma non è che questo ha costituito un elemento di preoccupazione per noi, poteva ritardare, altre volte aveva ritardato. Nella tarda mattinata è venuta Elda, sua moglie, a comunicarci così, piuttosto allarmata, che Mauro non si era ritirato. Sulla morte di De Mauro ancora oggi sono tanti i punti oscuri. La sua scomparsa ha contribuito a legare per sempre il suo nome alla storia del giornale. Io ricordo che arrivai dopo la scomparsa di De Mauro, ma trovai in redazione un'atmosfera molto cupa e anche molto preoccupata per le manovre che si stavano già organizzando nel tentativo di coinvolgere il giornale in una vicenda della quale in realtà era la prima vittima. Due anni dopo, nel 1972, in redazione si vivono nuovamente momenti drammatici. A maggio Palermo è sconvolta dalla sciagura aerea di Montagna Longa, in cui muoiono 115 persone, tra cui due amici dell'ora, la segretaria Angela Fais e l'ex corrispondente Alberto Scandone. Per gli inviati del giornale, quello è il più difficile dei servizi. Pochi mesi dopo è la volta di un altro delitto, che si consuma lontano da Palermo, in una delle città che il giornale segue grazie all'aiuto di giovani cronisti di provincia, Ragusa. Chi viveva a Ragusa pensava di vivere in un paradiso terrestre, no? In realtà non c'erano omicidi, non c'erano fatti di sangue, non c'erano gravi fatti di cronaca nera. Il corrispondente dell'ora da Ragusa si chiama Giovanni Spampinato. Col suo lavoro di inchiesta intuisce che la sua città è un crocevia di traffici e trame oscure, e lo scrive sul suo giornale. Lui raccoglie delle informazioni da cui risulta che in effetti a Ragusa c'erano super latitanti delle versioni nera che giravano liberamente lì mentre erano ricercati in tutta Italia. Scopre che ci sono dei gruppi che fanno un'attività di addestramento paramilitare mascherato dall'attività di gruppi archeologici spontanei. Giovanni Spampinato muore perché ha messo le mani in un affare più grosso di lui, esplorando le trame della destra eversiva nella provincia ragusana e intuendo prima degli altri la portata di un delitto su cui nessuno indagava. Venne ucciso un ex consigliere comunale del Movimento Sociale e l'indiziato numero uno era il figlio del presidente del tribunale di Ragusa, che poi diventò l'assassino di Giovanni Spampinato, il quale pagò per il semplice fatto che mentre lui se ne occupava, gli altri giornali invece in qualche modo trascuravano questa pista che portava al figlio del presidente del tribunale.
Loro ha ritenuto non solo giusto, ma doveroso dire chiaramente queste cose, anche per provocare delle reazioni, perché fosse fugato ogni dubbio sulla magistratura, perché i cittadini tornassero ad avere fiducia nell'indipendenza di giudizio ai magistrati. Abbiamo scritto sul caso Tumino il 28 aprile, il 29 maggio e il 7 luglio, sempre facendo il nome di Roberto Campria. Oggi si sa che ad uccidere Spampinato è stato proprio Roberto Campria, il figlio di un giudice del tribunale di Ragusa tra i maggiori indiziati per il delitto Tumino. Lora si costituisce parte civile al processo, ma i punti oscuri sulla vicenda restano ancora tanti. Giovanni è stato ucciso perché sostanzialmente si sono fermati i quattro pilastri su cui si basa proprio la nostra società. La magistratura, che non ha fatto il suo dovere perché doveva guardare dentro se stesso e non lo ha saputo fare. La politica, il giornalismo. Giovanni fu isolato in questo suo ruolo, ma neanche la società civile fece la sua parte, no? La storia di Giovanni Spampinato è prova di come negli anni 70 Lora sia il sogno di una generazione di cronisti precari. Suo fratello Alberto entrerà al giornale negli anni successivi per proseguire idealmente il cammino che Giovanni non fece in tempo a percorrere. Io ero uno studente di ingegneria, insomma, avevo tutta un'altra strada davanti a me, però poi dopo la morte di mio fratello io decisi di fare questa cosa perché nessuno mi spiegava cos'era successo. Così è inevitabile per Lora diventare un giornale scomodo. Sono centinaia in quegli anni le denunce e le querele da cui Nisticò e i suoi sono costretti a difendersi nelle aule giudiziarie. Questi processi, che furono quasi tutti fatti da mio padre, ebbero poi il risultato di affermare il diritto all'informazione. Molte volte la querela non era mirata al fatto di aver raccontato una cosa falsa, ma di aver raccontato una cosa infamante. Insomma, se una cosa infamante è vera... A finire in tribunale soprattutto Etrio Fidora, in qualità di caporedattore. Di lui si occupa anche la televisione. Questo giornale è L'Ora, quotidiano di Palermo. È diretto da Vittorio Nisticò e io sono Etrio Fidora. Quando si trattava di pezzi anonimi, diffamazione per mezzo stampa, me la prendevo io, cioè non davo il nome dell'autore del pezzo, inutile farne querelare anche un altro. Il giornalista è accusato da politici come Lima e Gioia ed è tra i primi a fare il nome dei cugini Salvo. Avrà più di 80 processi a suo carico per diffamazione e rivelazione di notizie coperte da segreto e sarà il primo giornalista a subire una condanna penale a un anno di carcere, poi annullata in appello. E quindi questo mio piccolo Guinness mi consente di avere questo disastro numerico, ma la sedina penale è completamente pulita. A difesa del cronista dell'ora, anche due mostri sacri del giornalismo italiano, come Indro Montanelli ed Enzo Biaggi. Ignoravo che ci fosse questa legge per cui un tribunale può impedire la professione a un giornalista. Un giornalista che non può più lavorare è un giornalista che non ricava da altre fonti il suo sostentamento. Per il piccolo giornale L'Ora ci fu una giornata di sciopero di tutti i giornali italiani. A metà degli anni 70 Nisticò lascia la direzione. Il Partito Comunista, da sempre alle spalle dell'editore, lentamente si defila, dopo aver provato a trasformare il giornale in quotidiano del mattino. Il partito dice: non ci sono i soldi, punto e basta, dopodiché se riuscirete a muovervi da soli noi vi diamo la testata, vi lasciamo la testata, ma non c'è più la mamma. Negli anni 80 L'Ora resta una fucina di idee e talenti, nonostante sia attanagliato dai problemi economici. Le vendite tengono, ma fare un giornale è sempre più costoso. A tenerlo in piedi ci pensa una cooperativa di cui fa parte anche l'ex direttore. A Palermo, intanto, è cominciata la stagione dei delitti eccellenti. Lì si aprì una sorta di guerra civile tra non solo la mafia e Cosa Nostra, ma il pezzo vastissimo di società, di politica, di imprenditoria che aveva rapporti con Cosa Nostra e un altro pezzo di società siciliana che invece non voleva a nessun costo scendere a compromesso con la mafia. Questo pezzo di società siciliana poteva trarre forza dall'esistenza di questa testata, perché per quanto piccola e minoritaria, era comunque una voce, era un modo per dire delle cose che se no non si sarebbero dette.
Lora tiene il conto dei morti in uno spaventoso e drammatico crescendo e urla sulle prime pagine i loro nomi, come succede col delitto La Torre, il 30 aprile del 1982. Mi ricordo il sentimento di lutto, di pesantezza che c'era nel fatto di scoprire che la tua agenda si riempiva di nomi di morti. Non era soltanto per uomini come La Torre che potevi sentire più vicini perché appartenevano a una storia nella quale tu stesso eri, anche per gli altri. Io mi ricordo l'emozione terribile per l'assassinio di Nini Cassarà, per esempio. Dal 1979 alla direzione c'è Nicola Cattedra, che qui vediamo in un filmato Rai mentre impartisce istruzioni ai suoi redattori. Questa è la prima. Sì. Voi? No, la crona. La crona. Qua sopra mettiamo il break con l'intervista di Cattedra. È lui, dalle pagine dell'Ora, a mettere in guardia sui rischi che corre il generale Dalla Chiesa appena sbarcato a Palermo, prima che venga ucciso il 3 settembre 1982. Io mi ricordo quando il giornale uscì con il titolo La morte ha fatto 100. Prima pagina, caratteri cubitali. Dopo l'assassinio Dalla Chiesa, Nicola Cattedra, direttore, mi dette l'incarico di fare un'inchiesta su chi comanda in Sicilia. E andai a parlare con Falcone. Fino al tardo 1982 Falcone stava al Panterreno del Palazzo di Giustizia e aveva alle spalle, mi ricordo, una grandissima finestra. E io, che ero di fronte a lui, non potevo fare a meno di pensare che chiunque passasse da là gli poteva sparare nella schiena in qualunque momento con una facilità elementare. In quegli anni Lora utilizza un linguaggio di guerra. E quando un'autobomba uccide il giudice Chinnici, titola Palermo come Beirut. Sono lunghi e tenebrosi gli anni Ottanta a Palermo, fin quando lo Stato mette a segno i suoi primi colpi contro la mafia e si celebra il primo maxi processo a Cosa Nostra. Lora va avanti a fatica, ma è ancora la voce più appassionata della città, un presidio di informazione libera, non condizionata e alternativa. Io penso che tutto quello che è successo a Palermo, di buono, di positivo, anche in quegli anni terribili, debba moltissimo all'esistenza dell'Ora. Nel senso che credo che senza l'Ora a Palermo non ci sarebbe stato neppure Falcone, Chinnici, il pool antimafia. Col passare degli anni, la crisi del giornale si fa sempre più pesante. Quando nel 1989 il segretario comunista Occhetto annuncia la svolta della Bolognina, l'onda lunga del cambiamento arriva fino a Palermo. Credo che la crisi e la dissoluzione del Partito Comunista sia stata un elemento preponderante nella chiusura del giornale. E credo che ci sia stato lì anche un errore di fondo della sinistra. Il 1992 è l'anno più drammatico per Palermo. Il 12 marzo viene ucciso Salvo Lima. È il delitto da cui comincia la sfida di Cosa Nostra allo Stato e che scoperchia definitivamente i rapporti tra mafia e politica. In quei giorni io ho scritto due editoriali e uno definiva Salvo Lima un apprendista stregone. L'altro titolo era Non solo mafia, perché sin dall'uccisione di Salvo Lima a noi apparve chiaro che accanto ai moventi e ai mandanti mafiosi dovesse esserci qualcosa d'altro. È l'anno in cui lo spettro della chiusura prende forma in modo più consistente. Un quotidiano fondato nel 1900. Non basta raccontare in TV il lavoro della redazione, né riunirsi in lunghe assemblee per uscire dal vortice del fallimento. Prima di dare comunicazione ufficiale all'associazione della stampa. La vita del giornale è appesa a un filo, come racconta ai microfoni Rai Vincenzo Vasile, l'ultimo direttore. Io ho accettato la nomina a suo tempo, cioè soltanto 3 mesi fa, proprio perché contestualmente alla mia nomina l'editore ha previsto un piano di rilancio dell'Ora. L'ultimo numero dell'Ora esce l'8 maggio 1992, 2 settimane prima della strage di Capaci. Il titolo di prima pagina, Arrivederci, è un commiato rabbioso e disincantato, una speranza a cui credono in pochi in quel momento,
nonostante le centinaia di firme perché il giornale non chiuda. Il giornale viene chiuso per motivi esclusivamente finanziari dell'editore. Il giornale aveva ripreso a vendere copie faticosamente, certo, ma aveva ripreso. Ci furono diverse stranezze in quella vicenda. Sicuramente L'Ora sarebbe stato un testimone scomodo delle stragi e un testimone altrettanto scomodo della eventuale trattativa. Io sono assolutamente convinta che L'Ora sia stata una sorta di torre di guardia della democrazia insediata in una terra estremamente difficile. E che l'esperienza dell'Ora potesse continuare in quegli anni, il 92, il 93, avrebbe significato molto per tutti. Il sentimento della propria necessità politica e culturale, il sentimento della propria missione. Oggi, a più di 20 anni dalla chiusura, dell'Ora resta un'eredità importante nelle coscienze della gente. È una traccia indelebile in chi ne ha fatto parte. Il lavoro più bello del mondo. Io non avrei potuto fare altro per questo. Il legame tra chi ci ha lavorato è molto forte. È molto forte e è rimasto nel tempo il rapporto con Nistico. Io a Nistico devo tutto quello che sono stato e che sono. Perché un direttore così, capace di essere il maestro contemporaneamente di una generazione di giovani, non ce n'è. Per anni i vecchi compagni di lavoro si sono ritrovati insieme attorno al direttore, fino alla sua scomparsa, nel 2009. Nistico era il capotavolo di tutte queste discussioni, era lui che dava il là su ogni argomento. Alla fine c'era il brindisi, e quello c'era sempre in tutti i pranzi, e quell'anno toccò a me. E quindi dissi: Vittorio, è adesso che ci hai riunito tutti qui, che cosa vuoi fare? E lui fu molto spiritoso e rispose: un giornale. Io posso dire che intanto ha lasciato una bella esperienza professionale, perché c'è tutto un gruppo di giornalisti che è uscito da allora che credo che fa onore al giornalismo italiano. Il giornalismo è un mestiere di grandissima responsabilità, specialmente in terra di frontiera come la Sicilia. Richiede talento, coraggio, ostinazione, gioia di scoprire e di conoscere. I sovrani del giornalismo sono gli avvenimenti e la cultura. E due sono i modi di servirli: la sensibilità all'ascolto e la spregiudicatezza dell'indagine. Il regno del giornalismo democratico è perciò nel piacere di svelare e nel dovere di denunciare.